Buongiorno a tutti e benvenuti al Salone di Ginevra 2010. Qui di fronte a me c'è l'ultima nata della famiglia Punto Evo, quella dotata di motorizzazione 1300 Multijet di seconda generazione con 85 cavalli. Questa motorizzazione si mette nella gamma dei motori diesel piccoli da 1300 tra il 75 cavalli e il 95 cavalli ed ha un consumo record per la sua categoria. Infatti ha 99 grammi di CO2 che corrispondono a 4,2 litri per 100 km nel ciclo misto e 3,8 litri per 100 km nel ciclo extraurbano. Grazie all'inserimento in gamma di questa nuova motorizzazione 1385 cavalli riusciremo ancora una volta a migliorare le nostre performance di CO2, ricordando a tutti che già nel corso del 2009 Fiat è stato considerato dalla società Geto Dynamics come il brand più ecologico d'Europa, con i suoi 127,98 grammi, che è un valore assolutamente di rilievo, record per tutti i costruttori europei. Nell'ottica di avere sempre un prodotto estremamente competitivo, anche questa Punto Evo, dotata dell'85 cavalli Multijet di seconda generazione, ha le dotazioni standard della Punto Evo, ovvero 7 airbag che garantiscono un eccellente livello di sicurezza ed ha anche il dispositivo stop e start che permette di ottenere dei risultati da record nel consumo urbano.